Passo della Calla, punto di collegamento tra Toscana e Romagna, fu nel 1944 di importanza strategica per il riferimento delle truppe tedesche combattenti a sud per la ricostruzione del sistema difensivo della linea gotica. Nei primi mesi del 1944 operavano nei due versanti le formazioni partigiane Faliero Pucci e il gruppo Brigata Romagna, che raggiunsero nel mese di marzo, per effetto anche dei bandi di chiamate alle armi, la consistenza di oltre 1000 effettivi, in parte disarmati. Ai primi di aprile i tedeschi diedero inizio ad un massiccio rastrellamento per ripulire la zona dalla presenza partigiana e le truppe tedesche della Hermann Göring, rinforzate dai reparti SS della Guardia Nazionale Repubblicana, si mossero contemporaneamente dai due versanti. Tra il 12 e il 17 aprile, secondo le fonti tedesche, di un certo inferiore al numero reale, 289 furono le persone uccise e 115 quelle catturate, inviate nei campi di sterminio in Germania. Molti non fecero ritorno. La maggioranza delle vittime furono donne, vecchi e bambini. Fragheto, Vallucciole, Partani, Castagno, Lonnano e Mogiona furono le località del martirio della popolazione civile. In molti altri luoghi combatterono e caddero i partigiani nel corso dell'impari lotta e in decine di altri luoghi delle valli dell'Alto Bidente avvennero fucilazioni di singoli o gruppi di partigiani. Dopo la battaglia del Passo della Calla venne fucilato il partigiano Pio Campana, che già nel febbraio era stato catturato dai fascisti e condannato a morte. Liberato il 17 febbraio 1944 dai gappisti con un rocambolesco assalto al carcere di Cesena.